Cari amici di Tenkarate, siamo qua oggi perché vediamo i nodi di giunzione della Tenkara. Sono semplicissimi e ci permetteranno di collegare la nostra level line alla punta della canna. Allora, prendiamo il nostro spezzone di level line, lo vedete qua in giallo, e prendete un'estremità. E cominciamo a realizzare dei semplicissimi nodi facendo una piccola asola e passandoci dentro il filo una, due volte così. Stringiamo e realizziamo il nostro primo stopper. Proprio così. Pochi centimetri dopo, sotto, scusate, non dopo, pochi centimetri sotto, realizziamo un altro nodino come quello che abbiamo appena fatto, passando due volte il filo nell'asolina. E vedete che dobbiamo farlo stare proprio vicino sotto. Così. A questo punto prendiamo le nostre forbici e tagliamo l'eccedenza di filo in maniera da avere un risultato simile. E qui abbiamo realizzato, diciamo, la serie di stopper, i due stopper che ci serviranno a collegare la nostra level line con la punta della canna, con il Lilian, cioè la calzettina che vedete qui, che sta in cima alla canna. Sulla punta della canna. Per fare ciò, cosa facciamo? Prendiamo il nostro primo stopper, la nostra mano, ci passiamo dietro il filo così, ribaltiamo, andiamo a pescare sotto in questa maniera. Vedete che pinzando in prossimità del secondo stopper andiamo a chiudere il nostro nodino così e andiamo a realizzare un nodo scorsoio, vedete? Come viene fatto bene, e tirando un'estremità allarghiamo il nodo e tirando l'altra estremità del filo lo stringiamo. È uno scorsoio. Poi cosa facciamo? Prendiamo la nostra asola, prendiamo il nostro Lilian e con molta delicatezza ci passiamo una e due volte il Lilian e poi andiamo a stringere proprio così. Fate molta attenzione quando fate questo passaggio perché i cimini delle canne a Tenkara sono molto delicati e se non state attenti rischiate di romperli. Abbiamo realizzato una connessione solida tra la punta della nostra canna e la level line. Adesso andiamo a vedere l'altra estremità, cioè dove connetteremo la level line con il tip. Prendiamo la nostra altra estremità e sull'altra estremità andiamo a realizzare un nodo Savoia. Facendo così, passiamo il filo sotto, vedete, così, lo passiamo sopra e poi lo passiamo, opla, dentro. Scusatemi. Ok, dentro così, vedete? E otteniamo un nodo a 8. Stringendolo, opla, abbiamo il nostro nodo Savoia, che vedrete forma un piano inclinato rispetto al filo, alla level line. Ovviamente cercate di fare questi nodi sprecando il meno possibile la level line. Qui mi sono preso un po' di, diciamo, filo, no, ho filo in abbondanza, quindi per farvi vedere. Ecco che abbiamo il nostro nodo Savoia. Adesso lo mettiamo un attimo da parte e prendiamo quest'altro pezzettino di level line, fingendo che sia il nostro tip. Sul tip, sulla punta del tip, andiamo a realizzare un altro nodino scorsoio in questo modo. Passiamo sotto, come abbiamo fatto prima, vedete, così. Stringiamo un pochettino e poi gli passiamo una volta sopra, scusatemi, una volta sopra così e andiamo a pinzare per tenerlo in posizione, due volte e andiamo a tenerlo in posizione. Vedete che abbiamo un affare del genere, un nodo del genere. E poi dopo prendiamo la punta del nostro filo e ce lo passiamo dentro e abbiamo, stringendo, un piccolo nodo scorsoio. Ve lo faccio rivedere velocemente se non fosse stato chiaro. Realizzo facendo passare prima il filo sotto un'asola, un'asolina. Ce lo passo sopra una volta,
e vado a stringere un po', pinzando con le dita, due volte, vedete, così, e poi vado a infilare il mio filo da sotto. Prendo l'estremità, prendo l'asolina che avevo creato prima e stringo, vedete, viene questo lavoro qua. Ecco, qui si è visto bene. E vedete che abbiamo uno scorsoio, vedete, se io tiro l'altra estremità si allarga, se io tiro un'altra estremità si stringe. A questo punto noi abbiamo l'asolina sul nostro tip e per connetterla alla level line, al nodo Savoia che avevamo creato sulla level line, semplicemente prendiamo la nostra level line, prendiamo la nostra asolina, ce la passiamo dentro, così, vedete, e semplicemente andiamo a stringere e poi andiamo a fare scorrere il nostro tip che andrà a bloccarsi sul nodo Savoia della level line. Tagliamo l'eccedenza, così, e vedete che stringendo abbiamo una connessione solida tra level line e il nostro tip, cioè che sarebbe la level line color rosino. Questi sono i nodi di connessione principali tra level line e canna e level line e tip.